Allora, dai, eccolo qua, pronto! Che cazzo ridi? Allora, innanzitutto solidarizziamo con il parlatore importuno, in quanto tutti quanti afferenti alla categoria dei logorroi. Tutti e quattro. Lui, quell'altro. Siamo i Beatles della logorrea. Buongiorno, buon pomeriggio. Lapo Mazza Fontana. Una volta era un semplice collaboratore di questa trasmissione. Attualmente scopro che porta a ballare un'ascoltatrice diversa ogni settimana. Quella settimana scorsa ha portato l'ascoltatrice che per comodità chiameremo Valentina al 400. Questa settimana porterà l'ascoltatrice che per comodità chiameremo Nadia. Dove? Ha un party privato in stile 30s. Me l'ha detto. Nadia lo sa. Mi ha scritto su Facebook l'ascoltatrice Nadia: ma com'è questo Lapo che mi ha invitato sabato a una festa anni 30? E io gli ho risposto: sta attenta, che probabilmente la festa anni 30 è solo gente che ha preso 30 anni di carcere, esatto. Non meno. Pensavo a una festa di Al Capone e Lucky Luciano. Però vestiti da meringa, tutti nudi con la panna nel sedere. Naturalmente. Allora, ma veniamo alle nostre cose. Ci siamo lasciati la settimana scorsa così, proprio con una cesura totale sul primo tempo della contessa di Castiglione. Allora, allora bisogna fare un minimo di riassunto breve, per cui oggi seconda puntata, naturalmente la contessa di Castiglione, facciamo solo un'introduzione dicendo A, che il fuck è uno svendoliano, B, che Mark Almond dei Soft Cell era molto meglio delle solite robacce tipo gli Arctic Monkeys di settimana scorsa, e soprattutto che la contessa di Castiglione era una gnoccolona dell'epoca, per cui sarebbe andata anche lei probabilmente a sentire della musica mica male in qualche posto migliore di quelli citati. Ma soprattutto, per il piccolo resumé, la contessa di Castiglione l'avevamo trovata a letto niente meno che con Napoleone III la scorsa puntata, giusto. E perché? Perché lei, detta Nicchia fra l'altro, lei si chiama Virginia Oldoini, detta Nicchia dagli amici, ma no? Perché uno gli faceva le proposte, diceva va, e lei saprei. Miei cari, esattamente l'opposto. Lei nicchiava sulla ipotesi di non darla via come un frisbee, più che altro, perché era una che fin da, diciamo che Urbano Rattazzi, che era personaggio abbastanza celebre dell'epoca, dandy, insomma raffinato, un po' come fu anche Brummel in Inghilterra, la definì la miglior vulva del nostro risorgimento. La vulva d'oro, meglio, del risorgimento italiano. Allora, erano tempi in cui comunque i diritti civili, certe battaglie erano ancora ma guardate che anche fra di loro usava questa cosa, perché sapete che a parte la famosa cochonnerie che noi divulghiamo in tutto il mondo e portiamo in palmo di mano, anche la celebre, insomma celebre dei nostri cari vecchi vetusti ambienti, cioè principessa Marina Poniatowski, le mandava per esempio degli sms dell'epoca sotto forma di bigliettini vergati a mano, naturalmente, dicendo attenzione a dar via la cosina alla persona giusta, per cui tutti dei codi. Lei per esempio scriveva sulle note, metteva FF per dire 50-50, se diceva che l'aveva fatto un po' per la patria e un po' per suo piacere, mandava degli altri messaggini alla gente con dei codici, per esempio E per embrassement, che vuol dire sostanzialmente trombatina, insomma. Allora, intanto segnalo che solo durante questo collegamento è arrivato un altro messaggio privato di un'altra ascoltatrice che in passato è stata portata fuori da Lapo. Ne dice meraviglie, chiaramente. Il più grande gentleman mai conosciuto. Ma torniamo alla contessa. Tornando alla contessa, si può dire, per far capire anche il ruolo, che fosse questa contessa un precursore di quale personaggio più moderno, secondo te, Lapo?
Beh, questo è difficile dirlo effettivamente, perché prima di tutto era una anche molto spiritosa, spero che appunto anche l'ascoltatrice che ha mandato il messaggino non abbia citato la stessa cosa che la contessa di Castiglione citò a proposito di Napoleone III, perché quando Napoleone III ebbe il famoso rapporto nel castello di Compiègne, nella famosa camera azzurra dove c'era questo letto molto spettacolare al centro di quel baldacchino tutto di broccati azzurri eccetera eccetera, lei perfidamente annotò sul suo diario che il sexual intercourse, ovvero l'embrassement, ovvero la trombatina, si svolse puntualmente dall'1:30 fino alle 2, per cui insomma aveva annotato molto puntigliosamente che il Napoleone III, nonostante fosse imperatore, più di mezz'ora gnava e non ne aveva fatta, per cui capite che bisogna sempre stare attenti con chi si va a letto. Ma sì, ma il Napoleone III non era la, mi sembra la 57esima notte di fila che non dormiva, lavorava tantissimo. 57esima notte. Dobbiamo spezzare un'arancia a favore di Napoleone III. Sì, dobbiamo spezzare, perché poi c'era la corrente dei dipendenti di Versailles democratici che gli andava addosso, hai capito? No, caro, non c'era già più Versailles all'epoca praticamente. Oddio, però in questo caso erano già passati a residenze più modeste, per sommo orrore di noi altri aristocratici, che sapete, ci piace girare per Versailles improfumati e facendo la pipì nel secchio, come nel famoso film di Mel Brooks, se vi ricordate, si chiamava Garçon Pipì. È bello essere il re. Senti che risata grassa totalmente immotivata. Ma insomma, ma cos'è? La contessa, se io mi sono un po' andato in ho letto Wikipedia, Lapo, perché mi ero, cioè, noi intellettuali comunque sappiamo anche essere molto modesti. E l'idea che mi sono fatto è che fosse una stronza. Ne abbiamo già dibattuto privatamente stavamo bevendo io e il Diegoli un Bruichladdich di 16 anni e dei sigari cubani rilasciati da Fidel in persona, naturalmente. Sì. Ne abbiamo discusso di questa cosa, ma effettivamente è molto difficile definire una stronza, perché a parte che era appunto una gran simpatica, era bonona, era divertente, e poi a te piace perché sapeva gozzovigliare. Ma non sapeva gozzovigliare, ma poi gli storici, scusi se ne interrompo, caro Facco, ma gli storici sono un pochettino severi con lei, perché sostanzialmente non ci sono grandi carte, perché sapete che i servizi segreti, dopo che lei morì nella famosa casa che poi comprò il gioielliere Boucheron a Parigi, dove lei abitava in Place Vendôme, arrivarono i servizi segreti francesi e fecero sparire quasi tutto, e quel poco che sappiamo viene dalla corrispondenza che si è salvata dai servizi segreti piemontesi, che fecero sparire anche loro tutto quanto perché era imbarazzante un po' tutto questo gioco di spionaggio. Ma Lapo, mi viene in mente un parallelismo con il moderno, perché lei abitava nell'ultima casa in Rue Cambon, che è la stessa via da cui uscì Lady Di dal dietro dell'albergo prima di schiantarsi con la macchina. Quindi vuoi dire che in realtà fu un personaggio poi infangato dai servizi segreti europei? Che sappiamo, ricordiamolo, che infangano e fanno infangare. Ma sapete che il corso ricorso di Giambattista Vico prima o poi ti colpisce in qualche maniera, e può essere, naturalmente, se lo vedi da tergo, può colpirti in maniera imbarazzante. Ora sappiamo naturalmente che Virginia Oldoini fu molto apprezzata e fu importante per la storia d'Italia, perché per avere l'attribuzione di vulva d'oro del Risorgimento. No, ma non dirlo più, ma del Risorgimento. Dire, un'eroina nazionale. Io penso che dopo queste volgarità ti dimezzeremo la diaria. Che ride, ma non è difficile, perché 0 diviso 2 fa 0, ma vabbè. Questa è una battuta svendoliana che io rifuso. Però in questo caso dobbiamo essere grati alla contessa di Castiglione, perché il famoso 50-50, è vero che era un 50, era per il suo godimento personale, peraltro pre-femminista in qualche maniera, per cui molto libere, ma anche da un punto di vista, l'altro 50 era per la gloria della patria, insomma, era per la liberazione, per il risorgimento. Commuoviamoci tutti quanti di fronte a tanta liberalità nel mollarla come un frisbee per la patria.
lanciamo una sottoscrizione da Radio Popolare perché la patria sia salvata dalle donne, che in qualche maniera anche forse ne hanno capacità, è vero. Non sto parlando della cancelliera. In effetti sì, insomma, alla fin fine quello che ci suggerisci, caro maestro di Galateo, è di considerare, come dire, la sua importanza molto maggiore e anzi sminuita da una storiografia maschilista, in pratica. Ah, bravissimo. Cioè del revisionismo storico positivo stavolta. In questo facciamo. Caso positivo, certo. Sì. Va bene? Ma sì, perché la brutalità. Allora, prima di tutto Cavour era un ciccione che sicuramente trombava poco. Allora, scusa, detto dal longilineo. dal longilineo nonché. Vabbè, scusa, allora, Napoleone III era un pennellone alto 6 metri con i baffoni tipo gay. Io non è che. No, io non posso credere che abbia detto questa cosa. Tipo ma hipster, sì. Si dice. Tipo hipster. Che cos'è quella roba? Ma poi non è vero, questa roba del il baffo adesso è trasversalissimo nel mondo. Sì, ma non da così, sempre. Sì, ma non così a punta fallica su entrambi i lati. Adesso sì. Quello piccino. Era un baffo ironico quello di Napoleone III. Lapo. Sì. Ha talmente pestato. No, sai che hai presente gli ippopotami come fanno a marcare il territorio, no? No, non è che proprio. Sì. Beh, che la fanno e la spargono con la coda, che la fanno andare come un ventilatore. Sì, no? Sì, ecco, sì. Quella roba lì. La scusate, differenza è che poi loro dopo la mangiano. La cosa che invece mi rattrista è che ci sono ascoltatrici che si lamentano di non essere state invitate. Ma che cazzo ridi? Ma lo faremo, se lei voglio dire non mi fa la pessima pubblicità paragonandomi a quel trippone di Camillo Benso, scusi, che non mi sembra di interpretare, nonostante l'alcolismo, tutte queste rotondità. No, amico mio, tra rotondità e capigliatura e occhialino, lei mi è Camillo Benso proprio, eh? Amico, sai come dice Crozza quando fa razzi? Amico mio, fatti i cazzi tuoi. Amico cazzo. Vabbè. Ciao. La niente, però non ce l'ho. L'hai detto 50 volte per essere sicuro. Lei mi rovina il mercato. Lapo, a mercoledì prossimo. Forse. Ciao. Aspetta, Lapo, improbabilmente a mercoledì prossimo. A presto.